era molto, molto preso da tutti i racconti che mi facevo, insomma, c'era un po' un lessico familiare in comune, perché voglio dire, lui è cresciuto lì, io reggiolo, qui c'era la campagna, cose della campagna, lui le conosceva un po' meno, però i personaggi del paese più o meno sono quelli, insomma. Io gli raccontavo anche di mio padre che correva in motocicletta, che era lo stesso, il personaggio proprio del motociclista che si vede in Amarcord, il motociclista pazzo che attraversa il paese. Cioè, mio padre era così, attraversava i paesi qui limitrofi, con la stessa velocità e con le stesse esibizioni, insomma, facendo proprio il matto. Ed era vedere il personaggio qua nei dintorni, nel dopoguerra, faceva le gincane, faceva il motocross, insomma, erano quelle lì. Poi c'erano altre cose, ad esempio poi tutta la scena del cimitero mi chiedeva a me, cioè dovevo stilare io tutti i nomi. Infatti ci sono molti nomi reggiolesi nelle varie tombe, delle cose. Dovevo tradurre per esempio tutti il dialetto reggiolese, tutti gli spot che c'erano lì. Lui c'era una scena, ci doveva essere una scena, voleva fare una scena agreste, una scena che è ispirata anche a Bruegel, un po' queste feste popolari, eccetera. E diceva: ma ti viene in mente qualcosa? A me mi viene in mente la gnoccata che si fa a Guastalla. Andai a Guastalla e gli potei fare tutta una documentazione, e vennero poi dopo, rimase molto colpito dal re degli gnocchi. Naturalmente mi risultò: facciamo anche una bella la regina degli gnocchi, una bella gnoccona, e via, sì. E vennero poi, vennero giù tutta il catering di Guastalla, cioè vennero loro a fare gli gnocchi. Per una settimana abbiamo mangiato gnocchi alla De Laurentiis. Sì, era molto, no, era molto preso da questa zona, da Reggiola. Si dice che a Fellini non è stato concesso di esprimersi ulteriormente. Lui negli ultimi tempi non aveva più, ma anche quello però non è stato un testamento, insomma. Infatti è un film che alla fine è molto confuso, ci sono delle cose bellissime, poi delle cose, addirittura delle cose anche premonitrici, insomma, dentro, quando c'è la festa in piazza, le ultime, eccetera. Sono secondo me, delle annotazioni, sulla vita politica di quel momento molto precise, e di quello che sarebbe stato poi, vari personaggi. Però, insomma, ultimamente era molto affaticato, non aveva un progetto veramente che avrebbe voluto fare.